Dicevamo, il punto di Marco Santa sulla ultima partita dei Patriots contro i razzetti nel culo. Beh, che dire, una linea offensiva che decisamente non fa sentire la mancanza dei pilastri Solder e Cannon, ma che tiene bene a bada una DL dei Jets tra le più forti della Lega. I cornerback ci tirano fuori qualche cristone, perché sono tutti alti 1,10 m, e Butler soprattutto su ste cazzo di tracce a tagliare il campo di Decker era sempre 4 km indietro, sto cazzo di maggiordomo di merda, però per il resto la difesa sembra tenere. Passiamo all'attacco. L'attacco, i running back abbiamo deciso che non si usano più, ormai sono una roba old fashioned, Belichick non gli interessa correre, alla fine c'è Tom Brady, quindi lanciamo a Gronkowski, lanciamo poco o il giusto, ma comunque è sempre marcato, tranne alla fine quando decidono che vabbè, su un'azione decisiva Gronk magari non lo marchiamo e blizziamo tutti, che può essere interessante, e alla fine andiamo a vincere. Edelman gioca con un dito in meno, ha detto se lo fa Pierre Paul lo posso fare anch'io, quindi io c'ho un dito rotto ma gioco lo stesso, infatti qualche palletta la droga. Ma il vero eroe di giornata, il re delle 100 bestemmie, il vero maiale che pascola nei campi di Foxborough, è quel figlio di puttana di LaFell. Perché io dico porco Dio, cioè, adesso, a me va bene tutto, ma come fai a droppare 6 palloni in una partita? Cioè, è come dire che Alberto Gilardino, che è comunque il LaFell del calcio perché fa cagare, sbaglia 6 rigori in una partita. Ma come cazzo fai? Come cazzo fai? Cioè, oddio, anche gli allenatori potevano cacciarlo fuori un attimo prima e mandarlo a raccogliere le patate in qualche campo lì intorno a Boston. Però porco zio, ragazzi, cioè, 6 drop veramente, Andrea, e intendo il cocainomane del Patriots Way, ti può piacere la fel quanto vuoi, ma 6 drop sono da denuncia la buon costume, su via. Non poi mi viene a dire che ti piaceva anche quando era ai Panthers, che è tutto dire, cioè, l'hanno cacciato via disperati, zio caro. Questo dimostra che comunque, ecco, è meglio se ti concentri sui goldoni a non fare un figlio hitleriano che piuttosto che guardare il football, perché Andrea non ci siamo proprio. Stasera partita importante contro Miami, Rodney Harrison ha detto che teme porcherie da parte di Sue e di Cameron Wake su Tom Brady. Avendo una linea molto forte, teme che vadano addosso a Brady e gli facciano male, come hanno fatto con Mariota. Staremo a vedere, soprattutto perché non gioca neanche Cannon, non gioca Mason, quindi che cazzo, ci mandiamo il prof a giocare a sto punto, a fare un po' di right tackle. E niente, io non vedrò la partita in diretta perché sto andando a un concerto di un gruppo francese che si chiamano Wank for Peace, masturbarsi per la pace. Pensate voi come sono messo, porco zio. E niente, è tutto per il punto di Marco Santa, e alla prossima puntata.